Ecco, siamo a Campo Grosso, e quello lì è il rifugio, quelli sono le groglie, guardate come vanno, pazzesco. E adesso andiamo in quella direzione, verso il Carega, e fa decisamente freddo. Guarda, guarda quanti. Eccoli. Siamo dentro il bosco, ma si va ancora decisamente bene perché la neve è ghiacciata ma farinosa. Siamo nella bocchetta, lì si può andare giù e si continua ad andare in su. Dietro le piante c'è Sesilla che si intravede appena da dove siamo partiti. Quello lì è il Corneto, è il Pasubio. E dietro si vede il gruppo del Brenta. Questo qua sopra invece è il Carega. Quello lì è il Conizugna. E sulla destra, dietro all'altro sperone basso, c'è la Presanella, quella punta che si vede più alta. Arrivati al primo step. Ecco, questa dove idealmente siamo diretti è la Gugliagei. Qui dovrebbe essere il Geron della Scaia, mentre qui è il Pra degli Angeli, qui è illuminato dal sole radente, vedete là in cima. Ci aspettavamo che ci fosse qualcuno, invece nada de nada. Qui là in cima invece è Cima Mosca. Sta zona qua è perennemente all'ombra, allora dove si cammina si va ancora bene perché è abbastanza farinoso. Mentre qua, ecco, è una crosta che comincia, la Valle del Rotolone. Con un minimo di attenzione lì si vedono bene i colli Berici e dietro i colli Euganei con il tappetino di nebbia. Poveri, Venezia non si vede, che di solito si vede bene, ma c'è troppa nebbia. Qua è un po' più duretta. E lì c'è l'altra selletta. Sempre che guarda giù il rotolone. Bisogna stare un po' attenti, anche se lì non è segnato, noi andiamo in su, di là si va fra Caroi e Carega, noi andiamo su di qua, però mettiamo sui ramponcini. Ecco qua, messi sui ramponcini, quasi bene. Ecco, posto, via. Qui c'è una bella strone e qua senza ramponcini la vedo duretta. Qua si va proprio in mezzo ai mughi. Sentite il rumore di questo ghiaccio? È proprio vetro. Che è bellissimo anche senza neve. Si vede bene, siamo venuti su per quella crestina lì e di qua c'è l'inizio del Rotolon. Qua si vede bene e da su ancora meglio. Ecco, anche sto pezzettino qua è tosto perché qua senza ramponcini non vai da nessuna parte. Io mi sistemerei qui. Siamo sotto le Gugliagei. Thank you.
Qui è un po' pericoloso, sono questi passaggi qua dove tu cammini tranquillo, magari sotto c'è un buco e se sprofondi ti ritrovi un metro più in giù. Ecco anche qua che c'è un bel discesone, un passo alla volta. Tenete conto che lì è ghiaccio, neve ghiacciata. Ecco qui che si fa fotografia. Anche qua vedete il riflesso, le astrine. Quindi prudenza. Qui là sono io, cioè la mia ombra. Questo per capire quanta neve c'è, quindi un metro comodi, perché dopo sotto c'è quella che sto calpestando, il sentiero che porta il 157 a Carrega. Teoricamente non c'è bisogno dei ramponcini, però li tengo lo stesso perché in discesa è facile cadere. Questo è il punto più stretto, poi ce n'è un altro ancora più stretto dove cadere è sgradevole.
siamo già sotto agli Aguli Agei. Passiamo rapidi e veloci, ma tanto stamattina fa freddo, non c'è rischio. Il rischio c'è nelle ore calde, pomeriggio. Oggi è il primo giorno della merla, quindi è uno dei tre giorni più freddi all'anno e non è in questo momento per niente freddo, cioè sì, è freddo, però ridicolo come freddo. Dovrei essere qua che batto i denti, invece mi sono tolto anche i guanti. Ah, il mondo è meraviglioso, il mondo è grande e c'è posto. Perché dobbiamo litigare? La gente si ammazza perché il mio Dio è più bello del tuo, perché il tuo petrolio mi serve e allora ti ammazzo. Così è, facciamocene una ragione, anche se è impossibile. Ciao, tutto bene? Ah, boh. Guardare sì, un po' come che si è messa la neve. Ma è neve sotto allora, cioè... Tutto strato. Fresca. Tutto il manto. Cos'è che c'è? Temperatura e... Cessione interregionale della neve praticamente. Sì. Siccome con un po' passione delle meteo e che robe qua, sì, allora... Sì. Che c'è un po' dentro, insomma. Beh, buon divertimento. Bene. Grazie mille. Buona giornata. Grazie a te, ciao. Passiamo al passetto che porta giù al sentiero delle mole, qua che sta camminando, e la mia ombra che mi segue, non riesco a liberarmene. Bosco, e dopo quel piccolo dosso lì c'è la discesa e si arriva al rifugio. Tutta consumata dal sole. Ma vedo un cielo blu. È pazzesco, cioè è proprio quel blu che uno dice, ma il cielo è blu certe volte, di solito è celeste, ma a volte, specie in questi posti dove fa freddo, diventa blu. Incantevole. Magari voi vi chiederete, ma com'è andata a finire? Come al solito, eccoli qua. Se magna. Mai, no, perché il ballo un po', ma l'è perfetto. Dopo quel 180. Grazie di aver guardato il video di Loris. Se ti è piaciuto metti un like, iscriviti e attiva la campanella. È gratis. Ti aspetto al prossimo video. Ciao.